Signore e signori, buonasera e benvenuti al concerto di Santa Cecilia della Società Filarmonica Novese. Da qualche anno è nostra abitudine proporre spettacoli in collaborazione con altre realtà culturali, in cui si incontrano varie forme d'arte, dal canto alla danza, passando per la letteratura. Ma ora torniamo a ciò cui questa sera assisterete. Un'alternanza di filmati, sketch originali e musiche, tutti con un unico tema, il cinema italiano. 10 film in totale, che in ordine cronologico vi accompagneranno in un percorso di suggestiva memoria e di grande bellezza. Parole e sketch interpretati da Donatella Borghi, Pamela Carletti e Paolo Sola, della compagnia Allievi Mamimò di Reggio Emilia. Video immagini proiettati da Giacomo Guerzoni e Stefano Ascari di Arti. Musiche suonate dalla Società Filarmonica Novese dirette dal maestro Stefano Bertolini. Auguro a tutti voi buon ascolto e una bellissima serata in nostra compagnia. L'emozione di vedere un'orchestra mi fa battere il cuore a 2000. Ma è proprio un'emozione, perché è una cosa bella. E le cose belle fanno battere il cuore. È una delle forme della felicità, la musica. Guardate la bellezza. È proprio una cosa bella la musica. È una cosa che cura, proprio come andare in farmacia. Sì, uno invece di andare in farmacia va in un'orchestra, prende uno strumento, un motivo, una nota, e guarisce da tutte le malattie. Motore. Ciao. Reazione.
vicino a me. Ma che faccia buffa che hai? Ma sei sicura di essere una donna? Sembri un carciofo. Ma mi sono stufata di vivere. Senti, sai cucinare? Eh? T'ho detto se sai cucinare. No! E allora, cosa sai fare? Canti? Balli? No! Forse ti piace fare l'amore? Ma cosa ti piace allora? E sei pure brutta. Ma che ci so fare io in questo posto? Però Zampano non ti terrebbe se non gli servisse qualcosa. Ma perché non ti ha lasciato andare via? Non lo capisco mica. Io non ti terrei con me, ma neanche per un giorno. Ma forse... forse ti vuol bene. Ma no, a me. E perché no? Lui è come i cani. Hai mai visto i cani che ci guardano e poi ci vogliono parlare e invece abbaiano soltanto? Poveraccio. Già, poveraccio. Ma se non ci stai te con lui, chi ci sta? Io lo sono ignorante, ma ho letto qualche libro. Tu non ci crederai mai, ma tutto quello che c'è a questo mondo serve a qualcosa. Ecco, prendi quel sasso lì, per esempio. Quale? Questo, uno qualunque. Beh, anche questo serve a qualcosa. Anche questo sassetto. E a cosa serve? Serve... che ne so io. Se lo sapessi, sai chi sarei? Chi? Il Padre Eterno, che sa tutto. Quando nasci, quando muori. E chi può saperlo? No, non so cosa serve questo sasso io, ma qualcosa deve servire. Perché se questo è inutile, allora è inutile tutto. Anche le stelle, almeno credo. E anche tu servi a qualcosa, con la tua testa di carciofo. Thank you.
dovremmo riuscire ad amarci tanto da vivere fuori dal tempo, distaccati. Che preferisco, quella che penso servirà domani, un'arte chiara, netta, senza retorica, che non dica bugie, che non sia adulatrice. In sella d'un ronzino giallastro, Branca Leone da Norcia, cavaliere fanfarone e dai pochi meriti, guida un'improbabile compagnia di miserabili alla conquista del feudo di Aurocastro nelle Puglie, secondo quanto dettato in una misteriosa pergamena imperiale che gli stessi miserabili gli porgono e che affermano di aver rinvenuto in modo del tutto lecito e casuale, in realtà rubata al suo proprietario, un cavaliere aggredito e creduto morto. Voi sapete chi io sia? None. Avrete sentuto, suppongo, lo nome di Groppone da Figulle. Mai coverto. Groppone da Figulle, quello più grande capitano di Tuscia. E io sono colui che con un sol colpo d'ascia lo tagliò in due. Lo mio nome, stare attenti, lo mio nome è Sbrancaleone da Norcia. Ehi tu, lo sai che la tua faccia assomiglia a quello di uno che vale $2,000? Già, ma tu non assomigli a quello che li incassa. Io dormirò tranquillo, perché so che il mio peggior nemico veglia su di me. Quelli che hanno la corda al collo e quelli che la tagliano. Solo che il collo dentro la corda è il mio. Sono io che rischio. Perciò la prossima volta voglio più della metà. Sì, è vero che tu rischi, ma io taglio. E se tu mi abbassi la percentuale, sigaro? Beh, potrei sbagliare la mira.
Ma se sbagli, devi sbagliare sul serio. Perché chi prova a fregarmi e non m'ammazza vuol dire che non ha capito niente del tuco. È passato tanto tempo, vero Tuco? Ogni volta che avrei dovuto usare la destra, ho pensato a te. Ma finalmente ti trovo nella posizione giusta. Ho avuto tutto il tempo di imparare a sparare con la sinistra. Quando si spara, non si parla. Chi possiede più bottiglie per ubriacare i soldati e mandarli al macello, quello vince. Noi e quelli dall'altra parte del fiume abbiamo una sola cosa in comune: la puzza dell'alcol. Visto che dobbiamo fare tanta strada insieme, conosciamoci meglio. Allora, vediamo un po'. Voi siete 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, il numero perfetto. Ma non era 3 il numero perfetto? Sì, ma io ho 6 colpi nella mia pistola. Arrotola, arrotola. Poi ti dico io dove te lo devi mettere quel foglio. Maledetti gli sceriffi e chi li ha fatti. Ecco, ecco, gli dai soldi adesso. Ah, ma non te li godi. No, non te li godi, perché se c'è un po' di giustizia a questo mondo, in medicine devono finire. Tutti. Perché sei un bastardo. Tu non lo sai, ma io sì. Lo sanno tutti. Tu sei figlio di mille padri. Tutti bastardi come te. Sei un bastardo. Mandi alla forca un povero uomo che non ha mai fatto male a nessuno. Già ricercato in 14 contee di questo stato, è riconosciuto colpevole dei reati di omicidio, rapina a mano armata contro private, banche e servizi postali di stato, furto di oggetti sacri, incendio doloso di una prigione di stato, falsa testimonianza, bigamia, abbandono del tetto coniugale ed incitamento alla prostituzione, rapimento a scopo di estorsione, ricettazione, spaccio di monete false, uso di carte da gioco e dati truccati, aggressioni e lesioni a danno di privati e pubblici ufficiali di contea, distretto e stato. Pertanto, secondo le facoltà a noi concesse, condanniamo il qui presente Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez alla pena di morte mediante impiccagione. Che il Signore possa avere pietà dell'anima sua. Procedete!
stanotte. Sai, il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e chi scava. Tu scavi. Sergio Leone e Ennio Morricone. C'era una volta la magnifica coppia. Un regista ed un musicista. Due amici, compagni di scuola alle elementari. Uno in grado di creare sogni visivi. L'altro necessario per sublimarli. Con loro l'unione tra immagine e suono ha raggiunto indimenticabili momenti d'estasi. Momenti di incredibile forza evocativa. Capaci d'oltrepassare ogni logica e trascenderla con la purezza e la semplicità propria dell'arte. Pochi, forse nessuno, hanno saputo scavare nell'immaginario collettivo quanto la magnifica coppia Leone-Morricone. E c'era una volta il West e con ogni probabilità l'apoteosi del duo, l'opera che più d'ogni altra ambisce al raggiungimento di un'ideale sinestesia per lo spettatore. Voglio ringraziare l'Accademia per questo onore che mi ha fatto, dandomi questo ambito premio. Però voglio ringraziare anche tutti quelli che hanno voluto questo premio per me fortemente e hanno sentito profondamente di concedermelo. Veramente. Voglio ringraziare anche i miei registi. I registi che mi hanno chiamato con la loro fiducia a scrivere musica nel loro film. Veramente non sarei qui se non per loro. Il mio pensiero va anche a tutti gli artisti che hanno meritato questo premio e che non lo hanno avuto. Io gli auguro di averlo in un prossimo vicino futuro. Credo che questo premio sia per me non un punto di arrivo, ma un punto di partenza per migliorarmi al servizio del cinema e al servizio anche della mia personale estetica sulla musica applicata. Dedico questo Oscar a mia moglie Maria, che mi ama moltissimo, e io la amo alla stessa maniera, e questo premio è anche per lei. Firmato Ennio Morricone. Thank you.
lontano da oggi, ma lontanissimo da noi, da queste generazioni, capitava in molte case di aprire delle scatole di cartone, talora di quelle scatole colorate per savoiardi, piene di fotografie a ricordare il passato. Attorno alla zia o alla nonna, uno stuolo di nipoti di ogni età. Si sentiva chiedere: tu quale sei? Si apriva una cara. Le foto passavano di mano in mano e trascorrevano le ore in allegria. Qualcuno, rigorosamente in dialetto, si lasciava scappare l'espressione "a Marco, mi ricordo". E da lì iniziava una carrellata di episodi e vicende, non tutti veri, ma chi se ne importa, della vita propria e di quella degli amici. Federico Fellini doveva essere uno di quei fanciulli e ha voluto portare sul grande schermo, a disposizione del pubblico di ogni luogo, i ricordi dell'infanzia, di un'epoca travolta da tutte le scoperte del dopoguerra. Invece della scatola di cartone si apre la scatola del televisore o del cellulare per mostrare una foto alla volta che non si può toccare e portare via. A Marco è un grande affresco della nostra bella Italia, del periodo che ha preceduto le atrocità della seconda guerra mondiale. Lo struscio, le feste del paese, la gente al mare con le ginocchia esposte al sole, con fatti costumi che facevano gridare scandalo, i carri agricoli lasciati accanto all'ingresso della casa, dove col contadino entrava anche la bestia, il cavallo, il mulo, l'asino e il cane che aveva scortato il traino con la lanterna. In molti paesi mancava l'acqua, la luce e la fogna. Per sopperire a tale mancanza c'erano una serie di attività che portavano gli addetti a passare per le strade. C'era il banditore con il suo corno o il piccolo tamburo ad annunciare, strillando, le disposizioni del signor sindaco. I ricordi sono un patrimonio insopprimibile. Non è da tutti tenerli sempre vivi ed accarezzarli con l'ala della poesia. La loro voce rompe il silenzio della nostra solitudine ed in essi troviamo rifugio. Costituiscono la nostra ricchezza personale insopprimibile, appartenendo solo ed esclusivamente a noi. Se su di loro abbiamo lasciato cadere un po' di polvere, li dobbiamo riscoprire per essere sempre consci di quello che abbiamo fatto e di cosa siamo stati. Senza la paura che riportarli alla luce possa provocare una lacrima o un sorriso. Proprio come Federico Fellini, rivivere un passato che non si vuole sia dimenticato. A Marcord. Come dimenticarlo? Thank you.
domanda non potrei sopportare. Sarei capace di uccidermi pure, Nico. Perché vedi, tu sei giovane e hai il diritto ad essere incosciente, ma io no, no, no. Capisci? Sì, lo so. Mi sto rovinando. Io non posso permettermi di ipotecare il tuo avvenire. Non me lo perdonerei mai. Poi, tu in un certo momento potresti anche dirmi che tutte queste belle cose le sapevamo sin da prima. Che magari questo è soltanto un pretesto per liberarmi di te, dopo che ho saputo di quel tuo difettino. Poi difettino fino a che punto, non lo so. No, no, no. La verità è un'altra. Bisogna saper guardare in faccia alla realtà. È stato un sogno. Un sogno molto bello e basta. Tu hai 18 anni, io ne ho 52. Non è per quei 34 anni di differenza che poi sarebbero il meno, perché il nostro amore non può avere nessun avvenire. Coraggio. È meglio che ci togliamo il coltello dalla piaga e non ci pensiamo più. Ma sì, è l'unica. Addio, Titti. Addio, bucaiolo, ci si vede domani al solito posto. A che ora? A mezzogiorno, come sempre. No, no, alla mezza. A mezzogiorno ho un pignoramento. Va bene. Sergio Leone cerca di mostrare l'altra faccia di un paese tutto sommato giovane, senza una storia antica, popolato da mille etnie differenti, ognuna delle quali con grossi problemi di identificazione, in un paese dallo sviluppo selvaggio e incontrollato, in cui potevi diventare ricco in un giorno, oppure marcire ai bordi della stessa civiltà che ti offriva tutte le opportunità. Il film racconta la vita di un gruppo di casuali amici, per poi finire per diventare un'epopea tragica. Punta il dito sulle contraddizioni del capitalismo stesso, mostrando come l'arricchimento, la ricerca del potere, abbiano finito per diventare la molla principale delle azioni di molti, in assoluta linea con le ambizioni della giovane nazione. Pensare.
Una volta un re fece una festa e c'erano le principesse più belle del regno. Ma un soldato che faceva la guardia vide passare la figlia del re. Era la più bella di tutte e se ne innamorò subito. Ma che poteva fare un povero soldato a paragone con la figlia del re? Basta! Ma finalmente, un giorno, riuscì a incontrarla e le disse che non poteva più vivere senza di lei. E la principessa fu così impressionata del suo forte sentimento che disse al soldato: se saprai aspettare 100 giorni e 100 notti sotto il mio balcone, alla fine io sarò tua. Ma subito il soldato se ne andò là e aspettò un giorno, 2 giorni e 10 e poi 20. Ogni sera la principessa controllava dalla finestra, ma quello non si muoveva mai. Con la pioggia, con il vento, con la neve, era sempre là. Gli uccelli gli cacavano in testa e le api se lo mangiavano vivo, ma lui non si muoveva. Dopo 90 notti era diventato tutto secco, bianco, e gli scendevano le lacrime dagli occhi e non poteva trattenerle, poiché non aveva più la forza nemmeno per dormire. Mentre la principessa sempre lo guardava. E arrivati alla 99esima notte, il soldato si alzò, si prese la sedia e se ne andò via. Perché il soldato andò via proprio alla fine. Sì, bastava un'altra notte e la principessa sarebbe stata sua. Ma lei poteva anche non mantenere la sua promessa. Sarebbe stato terribile, sarebbe morto.
Così invece, almeno per 99 notti, era vissuto nell'illusione che lei fosse lì ad aspettarlo. Domani mattina il gioco finisce, c'è la premiazione. Se non ti trovano stanotte, facciamo 60 punti. Quanti punti abbiamo? Abbiamo 940 punti, più 60... 1000! Primi, vinto! Oh, non sbagliare stanotte, mi raccomando. Vai lì nella cassetta, veloce come un razzo. Ma là c'è Svans. Chi? Svans, quel bambino biondo, papà. Ah già, no ma... Ma l'hanno preso ieri, l'hanno preso. È stato eliminato. Quello è il posto più sicuro, non ci guarda nessuno, c'era Svans. Andiamo, veloce come un razzo. Vieni, uno, due, tre, vieni, andiamo, su, entra dentro, vai. Oh, tieni la coperta se c'hai freddo, tieni, eh. Io torno fra poco, Josué. Ciao, torno fra poco. Vado a buttarli fuori strada. Mi pare di averlo visto di là. Babbo, mi hai fatto prendere un colpo. Josué, dammi la coperta. C'hai freddo? No. Allora dammi anche il maglioncino. Dammi il maglioncino che lo butto su un albero e li butto fuori strada. Vedessi come ti cercano. Tutti che urlano. Dov'è Josué? Dov'è Josué? Dicono parolacce, ma sono proprio arrabbiati, neri neri. Non ti trova nessuno. Allora ciao, eh. Ritorno dopo. Senti, Josué. Se io ritardassi di parecchio, tu non ti muovere, eh. Non uscire. Tu devi uscire. Stammi a sentire. Devi uscire soltanto quando c'è silenzio assoluto e non vedi più nessuno. Per sicurezza. Ripetilo. Io non esco finché non c'è nessuno. Bravo, testa dura. Ciao. Ciao. Vai. Sperperate l'allegria e siate tristi e fatti pure di quella speranza. Fate soffiare
faccio alla gente la felicità. E come si fa? Fammi vedere gli appunti che mi sono scordato. Questo è quello che dovete fare. Non sono riuscito a leggerli, ma non mi sono dimenticato. Per trasmettere la felicità bisogna essere felici. E per trasmettere il dolore bisogna essere felici. Siate felici, dovete patire, stare male, soffrire, non abbiate paura a soffrire, tutto il mondo soffre. Eh? E se non avete i mezzi, non vi preoccupate, tanto per fare poesia, una sola cosa è necessaria, tutto. Avete capito? E non cercate la novità è la cosa più bella che ci sia. E se perso non vi viene da questa posizione, da questo, da così, ma buttatevi in terra, mettetevi così, eccolo qua. Da distesi che si vede il cielo, guarda che bellezza, perché non mi ci sono messo prima? Cosa non fanno? E poi che non guarda, lo vedo, fatemi obbedire dalle parole. Se la parola è puro, puro, non ti dà retta, non usatela più, per 8 anni, così fa, che è questo? Oh, questa è la bellezza, come quei versi là, che voglio che rimangano scritti lì per sempre. A partire dall'amministrazione comunale, che ci è sempre molto vicina, all'associazione sportiva Aneser per averci ospitato in questa palestra, alla Proloco di Novi nella persona di Adriano Boccaletti, il service Gabriele Pagani, un applauso. Gabriele Rigon per la ripresa video. I due preziosissimi fotografi che ci sono sempre molto vicini, Bigi e Allegretti del Fotoclub Novese. E la Tecnoservizi di Martinelli di Rovereto e la TTF di Scacchetti di Fabrico. Però se volete un bis noi ve lo facciamo. Ok, ma vi risaluto più tardi. Protagoniste a parte, dovrebbero esserci molte altre apparizioni femminili. Ho la sensazione che queste vaghe presenze profumino tutta la storia e che tutti gli avvenimenti convergano verso un unico problema. E cioè quell'intestardirsi del protagonista a chiarire se stesso attraverso queste magiche e indefinite proiezioni. La donna rispecchia e restituisce le nostre emozioni, i nostri bisogni. Ce li restituisce con amicizia e comprensione. La loro forma ce li rivela. Il protagonista potrebbe anche dirle queste cose, magari comportandosi in maniera totalmente contraddittoria. Potrebbe dire che la donna è più sincera dell'uomo, che si rivela, si esprime e si consegna così com'è, non come vorrebbe essere. Non ha la nostra finzione, la maschera del lavoro, dell'impegno, dell'ideologia, che inganna e copre la verità. Federico Fellini, 1980. Thank you.
Filarmonica vuole ringraziare ancora i suoi compagni di viaggio, Donatella Borghi, Pamela Carletti e l'uomo del gruppo Paolo Sola. E poi Giacomo e Stefano Di Arti per averci accompagnato in questa per noi molto, molto bella e gratificante avventura. Giacomo e Stefano Di Arti sono proprio gli ideatori di questo spettacolo. Un grosso applauso anche a loro.